negativo per noi, sia nel primo ma anche nell'ultimo set, ma anche nel primo siamo partiti un po' maluccio, abbiamo recuperato verso la fine del set e ovvio sarebbe stato bello partire subito, come si dice, a bomba e dimenticare subito le varie problematiche che abbiamo avuto nelle partite precedenti, però siamo stati bravi a, soprattutto sia nel primo che poi nell'ultimo set, una volta incontrata la difficoltà, rimanere lì, reagire e non lasciarci trascinare in fondo al baratro come accadeva spesso, arrivando poi a perdere sempre di un punto, due punti, che era quello che un po' ci lasciava la mare in bocca. Fondamentale è stato vincere la partita, no? Assolutamente sì, anche perché sennò sarebbe voluto dire finire ultimi in classifica, perché loro erano gli ultimi, noi a un punto, se non sbaglio, da noi. Quindi siamo stati bravi, è comunque un'iniezione di fiducia. E ovviamente adesso bisogna ripartire, lavorare più di prima, perché non possiamo fermarci qua, dobbiamo dare comunque una dimostrazione. Adesso abbiamo, come si dice, una missione da compiere, quella di risalire il più possibile per dimostrare a noi stessi soprattutto che non siamo questi giocatori qua. Oggi si è vista una squadra comunque più reattiva sia mentalmente che fisicamente. Sì. Cosa che non sempre in questo senso. Sì, bravo, esattamente. Già da Bergamo si è vista comunque una buona reazione, non tanto perché Bergamo è la prima in classifica, perché comunque si sa, a volte si va contro i primi ed è tutto più tranquillo. Assolutamente no, perché comunque quando si scende in campo poi la faccia comunque ce la mettiamo noi, quindi sia che sei contro i primi o contro gli ultimi bisogna sempre partire con il giusto approccio. E quindi anche stasera si è riusciti di nuovo a partire con un pochino in più di grinta, di mordente, e rimanere poi sempre lì senza calare le braghe, come si dice. Adesso ci sarà una trasferta difficilissima, a Piacenza cosa vi aspettate? Sicuramente ci arrivate con maggiore serenità. Quello poco ma sicuro, potrebbe essere una gara stile Bergamo, perché alla fine quando si gioca, è vero, contro le prime della classe, come dire, hanno più pressione loro perché devono confermare ogni volta di essere loro i più forti, quindi un po' hai quel leggero vantaggio lì. Poi ovvio, ogni gara è una partita a sé, una storia a sé, quindi non è detto che non ci possa scappare, come a Bergamo, un set vinto, magari anche portare al tie-break e prendere un punto o due, assolutamente. Ecco, Matteo, scusa. Cura, tra virgolette, di Sergiotti incomincia a dare i suoi frutti, forse è solo questione in queste prime partite di approccio e mentalità, no? Sì, è ovviamente sempre difficile dare i primi giudizi o le prime differenze, ovviamente anche con la precedente gestione. E sicuramente Roby ha un'esperienza incredibile da portare a noi, noi dobbiamo essere proprio delle spugne e assorbire qualsiasi cosa, anche la più piccola virgola. E sicuramente può darci la sua esperienza, il suo carisma e effettivamente anche correggere quelle che un po' sono le basi. Alla fine la pallavolo non è che cambi tanto dalla 1 alla 2 alla B, ovviamente c'è la base e poi ovviamente c'è qualcosina di più. A noi ogni tanto sono mancate anche le basi, soprattutto.